Ben Ali, ma recupera il Chievo con De Guzman, parla Birsa che entra in area di rigore dal destra, attento con il sinistro, rete! Un gol meraviglioso da parte di Walter Birsa che ha incrociato da destra, si è portato la palla sul sinistro e poi ha lasciato partire una parabola arcuata che si è insaccata nell'angolino dove Albano Bizzarri avrebbe potuto solo togliere le ragnatele con un tuffo da ghepardo. Birsa ha fatto una cosa fantastica, anche perché l'ha veramente ragionata millimetro per millimetro, ha preso la palla e ha detto là, la voglio mettere là, e lì l'ha depositata. Questo è un campione, lo sappiamo, è un giocatore di grandissima classe che il Chievo ha, che molti hanno inseguito, inseguono, inseguiranno, e questo è uno dei classici colpi che possono fare la differenza in una partita. Sbloccarla adesso, dopo 12 minuti, con un gol così, significa davvero cominciare a ragionare in termini completamente diversi, e quindi il vantaggio del Chievo è assolutamente una magia di Walter Birsa che dal cilindro ha tirato fuori questo bellissimo gol. Sale Meggiorini da destra, si accentra, Meggiorini, tiro basso, deviato, Gakpé, interviene poi Castro a porta vuota, mette la palla in fondo al sacco, 2-0 per il Chievo, sbavatura difensiva del Pescara e il Chievo cambia marcia, ne approfitta e forse, chissà, mette la parola fine a questa partita. Sì, si è avvicinato benissimo all'area di rigore Meggiorini, il gran tiro che può essere di sicuro indirizzato verso la porta è stato ribattuto dal suo compagno di squadra Gakpé, poi a tu per tu con il portiere, ha fatto un miracolo in questo caso Bizzarri scontrandosi anche con un suo compagno di squadra, palla che arriva poi fra i piedi di Lucas Castro che non poteva che non segnare perché era veramente un rigore dai 4 metri dalla linea di porta, per cui 2-0 Chievo, Chievo che ci sta credendo, Chievo che va sul 2-0 e probabilmente adesso il dominio da parte della squadra di Maran sarà ancora maggiore e soprattutto la situazione di 2-0 permette di prendersi qualche rischio in più.